Allora, Rogue Legacy è un giochino roguelike molto carino. Guardiamo un attimo il trama iniziale e poi capirete un pochettino come funziona. I miei doveri sono la mia famiglia. Cioè, i miei doveri sono la mia famiglia, scusatemi. Ma sono fedele soltanto a me stesso. Ok. Questa è la intro del gioco. Premi A per saltare. Tieni premuto A per un salto più in alto. Premi X per attaccare. No, vabbè, vediamo. L'obiettivo è completarlo. Ok. Tieni A e giù per scendere dalle scale. Premi. Ah, sì, così. Perfetto. L'attacco dall'alto. Grazie. Premi X per attaccare. Inizia la tua legacy. Ok, andiamo. Ora siamo il Sir Lee, perfetto. Tornando qui indietro avremo un castello da costruire con i soldi che troveremo nel dungeon, perché questo è veramente un grande dungeon in cui da qui ogni volta che ci entri non ci puoi più uscire. Il castello Hamson, non so in realtà come si chiama. Sì, vabbè, questa è una cosa che potete leggervi bloccando le cose in replica, non mi interessa farla leggere adesso. E andiamo, è un gioco difficilotto, non direi difficile, più che altro è molto facile morire. Oddio mio, è qua come dovrei fare. Aia, sono deficiente. Cioè, ma qui non c'è nulla, è una trappola sta stanza. Va bene. Chissà quanto pochi diventeremo, non mi interessa. Di certo più di Trinion. Siamo adesso, quindi ok. Il gioco è molto carino, l'obiettivo. Beh, 13 spettatori a 30. Ci sono in realtà 17, c'è qualcuno anche su Twitch a quanto pare. Vediamo. Sì, ci sono 4 persone su Twitch, però una è Michelangelo e gli altri ho un'idea. Qua non ci possiamo passare. Il gioco è molto carino. Da vedere, ecco. Semplicemente il nostro obiettivo è cercare di raggiungere la fontana dell'eterna giovinezza. Che si trova alla fine di questo dungeon. E morendo ogni volta, ecco, ogni volta che si muore, si cambia, si sceglie il figlio e si continua con il figlio. Allora, vediamo qui che abbiamo un mago, una barbara e un altro mago. Che cosa volete? La barbara è come è un tank, e può prendere un sacco di colpi. Ha come magia il muro di spade. C'è un muro di spade, una spada che fa un muro. E ha il tratto ipergonadismo. Gli attacchi mandano i nemici più lontano. Oltretutto, conduce elettricità molto bene. Poi c'è la maga, Lady Antonietta, che lancia spade. Ha ADHD, si muove molto più velocemente del normale. Voglio vedere la mia amica Barbara. Poi c'è l'altro mago che è demente, è pazzo. Volete vedere i maghi? Maghi? La prima o la terza? Quindi la prima o la seconda? Ditemi. Ditemi la prima o la seconda? Barbaro, il mago è scarso. No, tre barbari. No, due barbari e due maghi. E tre maghi. Due barbari e tre maghi. Decido io, se mi rompo le scatole. La prima. Vabbè, la prima. Ok, andiamo a dire la prima. Non ho ancora abbastanza soldi per sbloccare il castello, quindi possiamo proseguire tran qua tranquillamente. Questo è il suo effetto, le shite. Ecco, andiamo così. Entriamo, entrando perdiamo tutti i nostri soldi e andiamo avanti. Era il terzo il passo. Dalla prossima decido io perché ci mettete un po' troppo. No, senza offesa, semplicemente perché così facciamo durare un po' meno. È tipo difficilissimo con sto controllo. Minchia, che tristezza. Devo riprenderci la mano ora. Le due morti più stupide della storia. Ok,
Il cavaliere. Preferisco te. Ok. Vai avanti. Ok. Perché ha questa magia che è molto forte, quindi ok. Il problema è che devo abituare a questo controller. L'ultima volta che ci ho giocato stavo utilizzando un altro controller. E quindi mi veniva molto. Cioè, usavo il controller che avevo prima di questo, che era uno della PlayStation. E quindi viene molto più facile fare certi attacchi. Mentre invece qua mi vengono più facili degli altri attacchi. Ok, posso fare così per prenderlo. Te mi dai fastidio. Ok. Sono un deficiente. Ci salto tranquillamente qui. Che palle questa cosa. Non sono più abituato. Il pazzo cosa fa? Non mi ricordo. Tutti i tratti hanno un effetto particolare e speciale, quindi è normale. Senti, io me ne vado. Ok, dai, Calo, non ti preoccupare. Grazie per essere stato, per l'aiuto comunque fornito. Vedi, grazie. Ma guarda, non ti preoccupare, grazie lo stesso per essere venuto a aiutarmi. Spero che ti si risistemi presto la connessione, veramente. Cioè che ti arrivi una connessione decente per te, perché riesco soltanto a capire. In ogni caso, tutto il gioco è diviso in, tutto il gioco è diviso in tot zone, ognuna con una sua particolarità più o meno. Questa è la prima zona e più avanti, quando entriamo in una zona, in un'altra. Vediamo un pochettino come. Vi racconterò più o meno com'è la situazione. Adesso muoio. Infatti, devo ancora riprendermi un pochettino dai comandi, da tutte cose. Vi chiedo scusa. Però è normale morire molto velocemente. Il tech nave. Ok, sì, voglio andare di nave perché sì, è the gay questo nave. Ok, ho sbloccato lo smite. Perfetto. Dammi un tocco del tap che mi fa upgradare il cavaliere, che adesso può parare. Perfetto, e basta così. Posso migliorare l'equipment, però questo lo vediamo più avanti. Ciao a te, benvenuto eroe. Forse puoi aiutare. Oh, avevo dei blueprint, eccetera, eccetera. Il primo peccato, mi stava simpatico. Sono il più grande fabbro di tutte le terre. Buongiorno, i mostri di questo castello hanno attaccato la mia forgia e hanno rubato tutti i miei blueprint. Senza quei blueprint non posso fare soltanto roba normale. Porta indietro ogni blueprint che trovi e ti farò qualsiasi equipaggiamento, l'equipaggiamento migliore di sempre. Sempre. Ha un prezzo, ovviamente. Ok, per esempio possiamo fare una spada nuova, adesso abbiamo tutto l'equipaggiamento, quasi tutto l'equipaggiamento base, e possiamo fare della roba che ci aumenta le statistiche. Ne vedremo più avanti. Ancora dobbiamo passare di livello. Pian piano le nostre generazioni migliorano, salgono di livello, quindi diventano più forti, e viene più facile giocare. Cioè, viene più facile. E ne è più facile quindi giocare e completare zone sempre pian piano più difficili. È difficile adesso perché mi devo riabituare tanto al gioco. E quindi il gioco, essendo non troppo facile, tipo ha una curva d'apprendimento molto, molto alta. Tipo Isaac, anzi, forse un po' più di Isaac. Isaac è più user friendly all'inizio, più o meno. Avendo che una curva d'apprendimento così alta, all'inizio è molto facile morire. Ed è normale morire in realtà. L'obiettivo sarebbe migliorare il castello di volta in volta per poi poter diventare abbastanza forte da reggere i colpi avversari. Ecco, l'obiettivo sarebbe quello. Vai così. Per il resto siamo dentro un dungeon. Sono un coglione perché ci sono morto, però va bene così. Siamo dentro un dungeon, dobbiamo av andare avanti qua. Non c'è molto da dire. Usiamo il cavaliere che ho migliorato. Equip up o mana up? Sì, più avanti che vai, più ottieni guadagno e sblocchi anche roba tipo della serie. Rimani solo col 25% di oro in più. Cioè, non chiede di meno per dirti.
È fatto così apposta. All'inizio è così, poi pian piano migliora. È tipo un guardiano del dungeon quello. È equipato, cioè posso portare equipi più peso. Mana, MN, mana. Tiene 19, comunque non è male. Più del solito in questo periodo della live. Mana. Equip, due equip. Ok, dai, andiamo di equip. Ok, adesso abbiamo sbloccato l'architetto e l'incantatrice. L'architetto sarà molto importante, l'incantatrice sarà molto importante. Brutto, tutte e due importanti. Questo mi permette di parare, non lo trovo molto utile. Però va bene così. Perché usa mana per parare, quindi ok. E dopo che ha parato tot si rompe. Ah, questa è un'abilità che quando rompe robo ottiene punti MP. Interessante, interessante. Perché si dice che posso andare di coltelli e poi rompere oggetti e ottenere punti MP. Ci sono alcuni tratti che sono molto carini di questo personaggio. Cioè di questi personaggi. E quindi va bene così. Sì, la chat è timida, però siamo in tanti. Cioè, sembrerà strano, ma siamo in tanti oggi. Quindi sono contento, 17 appena detto siamo in tanti. Ma va bene, chi se ne frega, è un gioco comunque relativamente vecchio e non ha mai preso quanto Isaac a livello proprio di popolarità. Alla fine Isaac, non so, credo che questo gioco sia uscito più o meno allo stesso periodo, già c'era già prima col primo Isaac. Sì, l'obiettivo è praticamente recuperare soldi, poi ci sono boss. Per entrare nella zona finale bisogna battere tot boss. Ecco, per dirvi, adesso ho già fatto 400. Pian piano che si prosegue nel gioco, i soldi aumentano. Comunque, questo gioco è vecchio, ma è carino. Ecco, prima chest che mi ha dato già 100 monete, per dirti. Guarda adesso, 540 monete. Vedi, ne ho già molte di più in confronto a prima. Ah, l'audio com'è? Com'è? Com'è l'audio? Molto bello comunque, lo so. Alla fine ho deciso di portare questo. E ho deciso tra portare questo o Spelunky. Però questo mi viene più semplice perché Spelunky non sono mai stato bravo. Invece qua l'ho completato almeno una volta. Quindi so più o meno cosa devo fare. Spelunky invece sono sempre stato abbastanza incapace. E quindi avrei potuto portare una serie live che durava infinito. L'audio va bene, perfetto. Mi sono dimenticato di settarlo l'audio, mi è venuto in mente adesso. Speriamo che prenda abbastanza sto gioco. No! Quella è una nuova zona, che... cioè una nuova zona, è un'altra zona che però è molto più difficile di questa. Ok, anche uccidere un solo nemico e ottenere un solo drop ti fa guadagnare molto di più in confronto ad ora. Però muori male. Molto facilmente. Adesso quantomeno moriamo abbastanza male. Quindi ok. No, cavolo, quello attacca a distanza. Peccato. Ok, da un cavaliere corrotto. Scegliamo adesso di nuovo la nostra storia. Cos'hai? Stereo blind? Non puoi vedere in 3D. Ah, oh, questo qua è carinissimo, ve lo faccio vedere. Fammi così. Per avere giusto il ma... Ah, credo che mi sbloccasse qualcosa. Vabbè, architetto. Grazie per l'architetto che sblocca sopra. Upgrade del barbaro che può usare. No, non lo dice qua. Vabbè, poi lo vedrete. Upgrade del barbaro. Invece te cosa mi sbloccavi? Ok, l'incantatrice. Magic damage. Upgrade del mago. Va bene. Diamo questo. Poi sbloccherò il barbaro nella prossima run. E vediamo un pochettino. L'incantatrice ha delle rune. Salve eroe. Potrei chiederti di ascoltarmi per un momento? Avrei bisogno del tuo aiuto. Ero veramente una forte incantatrice, ma un giorno i mostri di questo castello hanno invaso i miei sogni e hanno rubato la mia conoscenza. Loro hanno messo quella conoscenza in delle rune, e senza queste rune io faccio schifo al mio lavoro. Per favore, eroe, se trovi le mie rune, portamele a me e le venderò a te per un buon profitto. Che bastarda, è bastarda. Vabbè, in ogni caso, queste rune mi permettono di fare alcune cose particolari, tipo sprint e un dash.
Io questa è la co prima cosa che sblocco. Io prima cosa che sblocco è le rune per fare queste cose. Ecco, queste due rune. Quindi sono 175 ognuno. Va bene, credo di poter fare abbastanza soldi nella prossima cosa. Va ok. Poi c'è lui. L'architetto. Salve ragazzo! Vuoi conoscere una cosa figa? Sono pazzo! La leva. Il chiodo. Cioè, no. Vabbè, la cosa qui, con uno, se la tiro, la leva qui, se la tiro semplicemente, posso prevenire il castello dal cambiare. Questa sarà la via che i tuoi antenati hanno preso. Impressionato? Dovresti esserlo. Come ha costruito questa fantastica contrazione? Con la scienza, ovviamente. È magia. Principalmente magia. Ma le mie abilità non sono gratis. Se blocco il castello, prenderò il 40% di tutto il tuo oro. Vuoi farlo? Non adesso, più avanti ci servirà. Cosa ne penso di Lost the Storm? È un MOBA, i MOBA non mi piacciono troppo, quindi non penso troppo, cioè non ci ho mai giocato. Comunque, come vedete, non, cioè, lo vediamo soltanto in 2D e non in 3D il personaggino, quindi. Ti dà fastidio non sbloccare ogni Genji? Francesco! Francesco! Passami il battle tank in privato! Ce lo sblocchiamo insieme ogni Genji! Va bene? Oh, una magia molto più utile, grazie. Ce lo sblocchiamo insieme ogni Genji. Anche io lo devo sbloccare ogni Genji e non ho potuto farlo ancora. Hai mai giocato a Rogue? No, non ho mai giocato a Rogue. Ne ho sentito parlare bene però. Quanto viene su Steam? Ditemi il caso. Ah, là c'è uno screen, giusto. Ok, dovrei avere. No, non ho ancora i soldi. Perché sarebbero 135, 175, 240, no, 100 li avrei giusti. Devo di prendere qualcuno in realtà con questo attacco, ma va bene. No, ma c'è Diva agente di polizia, uffa. Diva agente di polizia non mi piace, quindi ok. Però mi devo concentrare. Mi devo concentrare, se no perdo male facile qui. Dammi il paladino, Sertedi. Che è calvo ed è flessibile. Blocchiamo questo, fanculo. Voglio sbloccare il Faro Dus prima. Poi sblocchiamo la tizia. Si può comprare per 15.000? Minchia, 15.000 è tanto. Ok. Sono deficiente per essere caduto qui sotto, ammetto. Ma qua muoio. Ok, facciamo così. Ok, io Zenyatta Scacciamanci l'ho trovato appena ho cominciato a giocare. Per dirti, Francesco. Oddio. Qua muoio. Non sono abbastanza skillato per poter fare questa stanza in questo momento. Peccato. Perché sarebbe stato facile. Ehi, solo io posso attaccare attraverso i muri. No, vabbè, l'avevo ucciso, peccato. Mi devo concentrare, più che altro sono molto deconcentrato perché sono ancora preso un po' in. Sono un po' incazzato. La Queen Barbarian, vediamo un pochettino come funziona. Non credo che ci sia su Steam Rogue. Peccato, vabbè. Ah, lo Shinobi lo sblocchiamo alla prossima. Lo Shinobi è il prossimo obiettivo, ragazzi. Posso fare qualcosa? Cioè, posso spendere soldi in qualche modo? No, ok. Lo Shinobi è il prossimo obiettivo. Comunque, a Farodus! Che costa, ovviamente, mana.
Quindi sì, però costa mana, ma va bene così. Adesso proviamo a usarlo alla prossima. Comunque, questa sarà la serie che porterò da oggi in poi in live la domenica. Spero quantomeno vi piaccia. Mi viene facile giocare per molto tempo su questo gioco, anche se non ho molto da dire. Giusto, questa è una zona segreta. Dimentico che questa che c'è la, ogni tanto ci sono queste zone. La rigenerazione della vita è qualcosa che non avrai quasi mai in questo gioco. C'è un po' di rigenerazione della vita dopo che si batte il boss. E basta praticamente. Principalmente dopo che si batte il boss e poi stop. Fine. Oppure è estremamente rara. Quando si cambiano zone c'è un po' di rigenerazione della vita. Prima non abbiamo visto le statue, però ci sono delle statue che danno rigenerazione della vita. Ma ecco, è qualcosa di raro. Ah, trama, la lore. Eccola qua, se volete leggerla o guardatevi quando ricaricherò gli spezzoni potete farlo. Sinceramente non la leggo perché tipo non mi interessa. No, la chat la volta scorsa continua a dimostrare il fatto di non me ne frega nulla di troppa trama. Quindi no, cioè più che altro non voglio fermare il gameplay per la trama. Ecco, questa è la cosa da evitare di solito, perché mettervi facilmente nei casini è la cosa più facile in questo gioco che si può fare. Muori, grazie. Però ci siamo usciti. Ok, cosa c'è qui? Cosa significa lore? Ambientazione principalmente. Più o meno, non è esatto. Non è esatto. Però la prendiamo così buona. Quanto oro, grazie. La prendiamo così buona. È un po' una citazione al fatto che è diventato molto popolare la lore da un famoso youtuber. Monello! Ciao, cari. Welcome, cari. Benvenuto a, non lo so, in questa live. No, merda. Scrigno del cavolo, per uno scrigno, vabbè. Sono lento in culo poi per giunta. Ok, perfetto, fatta. Sono abituato un pochettino, ammetto, all'ultimo periodo a Dead Cell. La definizione di fandom, tutta quel, cioè, quell'insieme di persone che è fan di qualcosa e in modo attivo contribuisce a sviluppare qualcosa collegato adesso, che siano anche dalle discussioni a fan art, a video o semplicemente o qualsiasi cosa, musica, qualsiasi cosa può collegare. Ciao Marti! Veniva con te alle medie. Ah, ogni tanto parte il momento lore, dai. Tanto vengo triggerato dal momento lore, più che altro. In ogni caso, penso che sia azzeccata come descrizione, più o meno. Penso. Non ho idea, in caso correggetemi, in caso correggetemi. Grazie fanboy, sono contento. Io sono il fandom di Undertale. Vabbè. So perfettamente come la pensi te su Undertale. Motivo per cui mi fa ridere. Ok, perfetto. Però che bello start che abbiamo avuto. 1300 per adesso sono buoni. Comunque non tutto è male di Undertale, non tutto il fandom di Undertale è male. Felice sto obiettivo di Fatal Enemies, ok, questa è una cosa che posso fare tranquillamente. Senza morire, possibilmente, però la devo rifare, vero? La Fairy Chest mi dà potenziamenti di solito molto buoni. Se mi ricordo bene, quantomeno. Ho rune, quindi se non prendo danni va tutto bene. Lica le donazioni, sì, le donazioni, se volete donare dopo che mi sono sfogato su
Sulla storia di Isaac, mi fa piacere. Giochi a Tetris? No, faccio schifo a Tetris. Sono un coglione. Undertale sì, è bello, a me piace come gioco, ragazzi, ho fatto tanto io su Undertale. Per quello, se mi piace. Lo devo prendere. C'è il time stop, questo è il mio sogno. No, scherzo. Lo amo abbastanza. Prima di questo devo andare a potenziarmi. Undertale, non così, vabbè. Ok, grazie. Almeno adesso ho il doppio salto e ho questo, che è utile. Che è utile. Ok, perfetto, questo l'ho preso. Vediamo. Ho sbloccato lo Shinobi, un guerriero super veloce, super mortale. Molto forte, è bello. Un po' fa poca vita, ma molto danno. Ecco. Chance di critico maggiorata. Danno più grande. No. Se evadi, sì, anche io. A me te ci ho pensato, però non volevo dirlo. Il mio vollaggio è bello. Ah, comunque il blocco del tempo è il blocco del tempo. Cioè, come si usano le magie? No, non so. Dovrò usare Zawardo ogni volta che bloccherò il tempo. Siete tutti consapevoli del fatto che avendo guardato. Che avrò, avendo guardato JoJo, devo farlo? In ogni caso. Ah, l'inizio di Rogue Legacy è molto farma. Ok? C'è tante cose iscritti sul canale, soprattutto iscritti. Vero, ho fatto la maggior parte degli iscritti grazie a Nandete. Zawardo! Ok. Spreca una marea di mana, però no, lo dovevo fare. Lo dovevo assolutamente fare. Squire Chestplate. Sono un coglione. Ah, vi chiedo scusa se sono scarico, però prima proprio ho dato tanta rabbia. Ho buttato tanta rabbia fuori. Oh, grazie per lo Shinobi. Lo Shinobi in ogni caso è molto forte, molto veloce. Farà tanto danno. E se riusciamo a trovare il boss potremo anche battere. Ma neanche tanto farm per il titolo di soldi. Ma i tuoi iscritti sono inattivi? No. Se volete che parliamo di qualcosa, datemi una forma di dia, cioè, datemi un inizio di dialogo e io già poi continuo. Quello sono un po'. Questo è un po' il male di questo gioco. Questo nemico è un poco il male di questo gioco, ammetto. Vai così. Vai. Ciao. Vediamo come sono bravo. Sì, ok. Ho 5 asce, se lascio più di 10 faccio un problema. No, troppo alto. Peccato. Però ho vinto 400 di oro così a casa. Così a casa. Perfetto. Dio, muori. Ah, già che siamo in tema, dimmi. Quanto è completo queste stanze? Cioè, il gioco è molto completa, non morire, completa. Oh, ecco qua un po' di recupero della vita. Peccato che non recupero quasi niente a questo livello.
sono deficiente. Questa è una cosa molto stupida. Lady Chun-Li 2 è stata uccisa da una trappola. Lady Henrietta. O Lady Chun-Li 3. Lady Chun-Li 3. Agol, eccolo. Questo è quello che dicevo prima. Ti chiede meno soldi con questo, 10% in meno. Cioè, prende il 90% in, prende il 90% dei soldi. Non è troppo utile adesso, credo che dovrei migliorare un po' la vita. Allora, prima devo prendermi però i potenziamenti basi degli eroi. Ok, quindi i maghi, devo sbloccare il minatore. Poi sbloccato il minatore aumenterò principalmente vita per un periodo e altra roba del genere. Ok? Finché non mi sentirò tranquillo con me stesso, più o meno. A quel punto andremo verso il primo boss e proveremo a batterlo. L'idea è questa. Però quando avremo preso lo Spelunker, il minatore, potremo sistemare un po' la situazione, perché lui ottiene più soldi nella run, quindi significa che io riesco a ottenere più soldi più velocemente e a farmare di meno. Sono un coglione. Ok, va bene. Di che cosa, Francesco? Dimmi. In generale sui videogiochi proprio, oppure su un videogioco specifico? Dimmi un pochettino se in generale o su un tipo di gioco particolare. Scusa, posso fare prima così. Oh, dammi questa. Ma in generale, allora, i livelli sott'acqua. I livelli sott'acqua, i livelli in cui devi scortare gente. No, i livelli sott'acqua, i livelli che devi scortare gente. I livelli che ti mettono una restrizione al tuo personaggio, senza senso, principalmente. Meccaniche mi hanno dato fastidio. Poi i livelli che ti fanno farmare in modo noioso nei giochi. Il farming estremo, cioè in poche parole sto dicendo. E credo che basta così per aver descritto tutto ciò che mi sta su antipatico dei giochi velocemente proprio. Ha già finito tutto il mana, purtroppo questo personaggio ha poco mana e poca vita, quindi bastano pochi colpi. No, non gioco a FIFA, ragazzi, sapete abbastanza bene che non gioco a certi giochi. Ma quelli sono 100 monete. Fanculo a me e alla mia grid. Bentornato Michelangelo. Ok. Lo Shinobi gigante lo voglio. Con lo CD. No dai, FIFA è un gioco 500. Peccato. Il mago l'ho potenziato. Qua ancora non posso farlo, quindi aumento un po' il danno. Vai. Soprattutto i livelli sott'acqua. I livelli sott'acqua sono un po' il male. Ho sbloccato qualcos'altro qui? No. Mentre invece te quanto mi costa fare qualcosa? Tipo 250. 150. Peccato che non posso. 350. 200. E nulla. Poi FIFA è più scriptato di Clash Royale. Cosa? Come? Come è possibile ciò? Troppo grande, non riesco a concentrarlo. Vabbè. Se avete altre domande, chiedete. Tanto pure questo gioco è molto tranquillo, permette molto dialogo in generale, perché si perde spesso e volentieri. Finirlo richiede molto tempo, motivo per cui non lo porterei mai in una serie normale, ma in live io principalmente, perché se no dopo un po' mi romperei le palle. Lo dico, non la concluderei mai come serie.
Quindi sì, sono a 50, è stata una brutta run, ammetto. Perché devo giocare più safe, il mio problema è questo. Ancora non sono bene dentro i comandi del gioco di sé per sé, quindi perdo molto velocemente. È un mio problema, è un mio difetto, lo so, ne sono consapevole. Devo quindi riprendermi. Però finalmente abbiamo un danno che mi permette più o meno di shottare i nemici qui dentro, anche con un personaggio come il paladino che non è esattamente il più forte. Capito? Quindi sì. Diciamo che pian piano giocando a questo gioco si diventa sempre più forti. E alla fine si può vincere facilmente contro i boss, raggiungendo certi livelli. Ciao Barbie! Benvenuto a... Ho-ha, perché non so se sei maschio o femmina, quindi benvenuto... Benvenuta. Molto semplicemente. Te ti posso anche eliminare, Plonky, salve! Questo è Rogue Legacy, un gioco in cui noi dobbiamo entrare in questo castello per cercare di salvare più o meno... Cioè di fare un qualcosa che quanto riguarda il nostro passato, i nostri doveri. Se c'è una cosa... Ah, è vero anche i Mimic. Hai ragione anche i Mimic. Ma guarda, i Mimic più che altro se non li sai. I Mimic se non li sai sono fastidiosi. Se sai che ci sono, poi fuffa, cioè te la riesci a gestire. Però se non li sai... Ecco, là sono veramente una rottura di scatole. Per esempio, adesso so che ci sono qua i Mimic, devo stare attento perché i quadri si muovono per indicarmi che ci sono dei Mimic. E comunque questo gioco è un roguelike, quindi come anche Isaac, se piace Isaac, secondo me potrebbe piacervi questo, in cui dobbiamo semplicemente... dobbiamo semplicemente entrare in questo castello, raggiungere una sala del trono. E salvare il re, far tornare il re o comunque sistemare un po' i problemi della nostra famiglia, ecco. Il concetto principale dovrebbe essere questo. La zona sotto è la più difficile, giusto? Eh sì, mi è capitato l'inferno che non è molto buono. Per vedere la mappa, qual è il tasto? Ok, mi conviene passare da qui. Perfetto. Salve te. Ok, stando attento si può eliminare molto facilmente roba del genere e guadagnare un sacco di denaro. Penso questo gioco, visto che i 40 minuti siamo andati comunque abbastanza avanti, lo finiremo in 5 live circa. Penso sulle 5 live per finire questo gioco ci stanno. Quindi molte meno in confronto a Terraria. E poi dopo questo gioco non so bene cosa portare in realtà. Però cercherò sul gioco d'azione. Ok, è giusto per chiedere. Non me lo ricorderò mai perché sono un pirla. Cioè non mi ricordo i nomi. A parte proprio i più comuni, tipo i miei moderatori è Francesco. Non mi ricordo mai i nomi. Per dirvi, ho gente che comunque conosco in vita reale, ho visto tanto, adesso non mi vengono esempi. Per dire Vadi, che no, non ca fammi cambiare la risoluzione. Queste sono le statistiche del mio personaggio. Qua cosa c'è? No, alla fine devo tornare indietro, è inutile. Devo veramente tornare indietro. È normale, chiedo scusa se non me lo ricordo. Purtroppo la mia memoria fa abbastanza schifo. È proprio un mio difetto personale, ammetto. Qua cosa c'è? Doppio del ghiaccio? Merda. Altre 5 live così dovrebbero essere già in estate, Trillion. Ale. C'avevo quasi fatta. Sono estremamente triste perché era quasi fatta.
Ma il fatto è che dopo un certo livello i giochi di calcio non li puoi più di tanto modificare, secondo me. Quindi, quindi capisco pure il concetto. Però, boh, semplicemente non è il mio genere. È un buon gioco di calcio. A me non piacciono i giochi di calcio di base, quindi non lo compro. Fine. Cioè, mi rompe le scatole giocare a calcio. Soprattutto su un gioco serio. A me piacciono molto i giochi più cazzoni. Fine. Ale, non trollare, sei un moderatore. Si calmo. Non dare troppo troll, ecco. Oh no, è la versione potenziata. No, figlio di buona nonna, no. Ecco, i mimic potenziati sono veramente fastidiosi. Choose your air. Cosa mi prendo? Lo shinobi perché è potente, vai. No, no, faceva il suono di una scorreggia, Francesco. Hai capito male? Cioè, proprio lo faceva il suono della scorreggia, era voluta quella cosa, non era mica un... pensavo facesse, no, lo faceva. Il prossimo obiettivo è upgradare il miner, per ora upgradiamo il grave, quindi... È un moderatore, però non può farlo bene il troll, il fatto è quello. Allora, quindi, upgrade il grave, no, all'angolo, per adesso l'angolo. Dai. Perché mi sbroga l'upgrade dello shinobi che diventa un okage, credici. Previs per Y non per fare uno scattino. Posso sbloccare il leech. Wow, ci ho messo poco. Ci ho messo veramente poco ad arrivare già a questo punto. Mi ricordo che queste sono state tipo svariate ore la prima volta che ho giocato. Ok, aumentiamo un po' la vita e il mana con questa cosa e possiamo proseguire tranquillamente. No, no, è il gioco. Sono già in restrizione. Sto per dire, io sono già in restrizione, ragazzi. Non c'è, ci sono, gli unici video che non sono in restrizione sono Zestiria. Fine. È un personaggio il Lich, molto carino, un po' difficile. questo non è un troll. Con me, io sono già in restrizioni. In realtà non funziona esattamente così la modalità con restrizioni, ma perché l'algoritmo è fatto a culo. Cioè, se io mettessi un video di Isaac, per dirvi, credo... Lo faccio poi il tentativo, eh. Lo faccio il tentativo. Lo mettessi in un video di Isaac. Con, però, titolo, Lego, roba del genere, esso verrebbe comunque visto. Che tristezza. Siamo già arrivati verso la zona della foresta? Figo. Non dovevo entrare qua dentro, però, adesso. Accendiamo. Sono un po' nella merda. Merda mia che ho fatto sta cazzata enorme. Qua cosa c'è? Non capisco. Non volevo entrare qua dentro ora, cavolo. Purtroppo no, gira da un bel po'. Quindi principalmente, per esempio, io non guadagnerei più nulla. Motivo per cui, tipo... Cioè, io non guadagno più nulla. Sì, che me lo sono visto il video di quelli sul server. Di solito non li stavo più seguendo, però è un video, cioè, è un video intelligente, più che altro, è un video che spiega delle cose vere. Cioè, quei due sul server li ho sempre seguiti, mi erano scesi un bel po' perché sono effettivamente, cioè, mi piace essere dei troll, però, è vero. Questa stanza è proprio una merda. Proprio è la stanza di merda per eccellenza. Sono quasi morto per colpa di questa cazzata che ho fatto qua. Questa era una run in cui potevo andarmi a cercare il boss dell'area prima. Purtroppo c'è la foresta anche sopra. Ok. Ma qua ci dovrei passare se sono un minimo furbo. Ok. A quanto pare sono un minimo furbo.
Ok, perfetto. Quello lì è un mimic, però non lo voglio cagare. Che tipo di mimic sei? Doomscape. Ok, ciao. Sono un imbecille, me l'ero dimenticato. Vabbè, ho preso un sacco di soldi in questa partita, giusto? Chi prendiamo? C'è il minatore, eh? No, c'è il paladino. La vado di nuovo in shinobi. Io adoro i shinobi. Userò principalmente shinobi in questo gioco. Non vi preoccupate, è normale. Vorrei prendere. Ah, questo shinobi vede soltanto in due colori, giusto? Dammi questo che mi aumenta il danno. Ok. Aumentiamo il danno e basta così. Bello, cioè sto gioco ha molta roba stupida come questa, che ne so, ce n'è una in cui per esempio tutto diventa tipo matrice di Matrix e abita. Ah, questo urla quando attacca, giusto? Vediamo che cosa aveva. Savant, no, Savant randomizza esper. Oddio. Per un mago Savant è fortissimo. Perché fa il ciclo di spell. Quindi può usare tutte le spell così il mago. Però in questo caso no. Là, perché fa urletti molto da donna? Perché è una shinobi donna. Non ne ho idea, però li fa. Bello il colorblind, eh? Ah, ora comincia a shottare tutti. È divertente quando comincia a fare così tanto del male a tutti. Ok, possiamo già andare al primo boss e batterlo, oserei dire, eh? Sapete? Il problema è trovarlo, il primo boss. E ricordarmi bene i pattern del primo boss. Te, altra trama, altra lore. Ok. Potevo farla una speedrun in questo gioco, effettivamente. Ce la faccio a farlo. Non ho modo di skippare. Scusa per cui questo argomento degli obiettivi. Ho visto un altro modo che rimetteva il blocco degli achievement. Se il creatore della invedit è intelligente, aggiungerà questa feature. Ecco, questo ci starebbe. Spero che la invedit lo faccia. E se è altrettanto intelligente, nel prossimo booster pack fa bloccare gli achievement quando usi la console. Sì. No, ma hai ragione. Cioè, anche. Ma senza aspettare al prossimo booster pack. Hotfix domani. Ma è ufficiale che lo vuole Edmund o meno? Ditemi proprio, è ufficiale, c'è un suo post in cui ha detto io ho fatto così. Cioè, non è un bug, proprio è ufficiale. Avete proprio controllato le sue quello che ha detto lui, vi chiedo. Perché se è un bug mi incazzo un po' di meno. Però va bene così, cioè dopo me lo cercherò. Oh, il primo boss trovato. Oltre a prendermi quindi un sacco di oro. Eccolo qua. Proprio è ufficiale. Ditemi perché poi entro nel boss. E quando entro nel boss mi concentro. Stanchezza fisica. Tu lo speri? Io spero invece sì. No, non è giusto. Eh no. Vabbè, intanto io provo a battere il boss, dai. Sono un coglione. L'ho sbagliato un salto stupidissimo. Peccato. Ho provato a battere il boss in modo triste ed è andata bene. È la vita. Barbario. Tutti barbari? Mamma mia. Voglio il barbaro con lo CD. Qua non posso ancora sbloccare il miner. Peccato. È perché chiediamo troppo oro, quindi va bene. Miglioriamo il knife per adesso, dai.
Cosa mi dai? Il knife? Diventa adesso ok. Potion up. Va bene, interessante. Vorrei mettere un po' il crit damage up, mettere un po' il mana, un po' la vita. Vediamo un pochettino come sta la situazione qui. Con 2,50 posso permettermi qualcosa? Mi sembra di no. Ok, cioè, ho sbloccato quello. No, posso permettermi questo, che è comunque un magic in più. Ok. Andiamo, non ho il personaggio adatto per poter rifare quello che ho fatto prima, quindi andiamo semplicemente così normalmente e otteniamo un pochettino. Merda di zona. Ok, perfetto. Comunque farò due, chiaramente la citazione a Skyrim, se non avete notato. Mi triggera quando mi manca alcuni colpi facili. Mi triggerà un pochettino, purtroppo. Perché più che altro mi manca colpi facili perché non prendo bene il tempo io e sbaglio a dare il segnale, ecco. Il segnale d'attacco. Purtroppo, perché non sono più abituato a questo gioco che ha un segnale molto semplice. Da quanto ho letto non sembra un bug. Ho provato di nuovo, errore mio. Cosa c'è qua? La foresta. Ok, fammi ritornare indietro. Non sembra un bug. Va bene. Vabbè. Vabbè, fa nulla, chi se ne frega, ormai ho finito, non mi interessa. Però, boh, è un po' perde il concetto del gioco, secondo me. Là c'è uno scrigno che contiene una runa che non ho visto che cosa fosse, quindi lo scopriamo la prossima volta che torniamo indietro. Oh, questo è un disegno, un dipinto. Bande di orsi, sviluppato in 4 mesi. Rilascia, data di rilascia, agosto 6, agosto 2009. Questo è stato il nostro secondo gioco che abbiamo mai fatto. Ed è stato per il Dream Build Contest del 2009. L'abbiamo fatto un po' tardi, quindi abbiamo dovuto giocare cercando di ottenere, cercando di tornare dietro a tutti gli altri. Freschi dal successo del DSYP abbiamo deciso di fare qualcosa di grande, stupidamente grande, e così Cellar Door Games è stata formata. All'inizio, questa è la storia degli sviluppatori in ogni caso, il resto ve la faccio e lo faccio leggere a voi perché è abbastanza lungo. È praticamente la storia degli sviluppatori. Oh, il minatore che ha statistiche di merda, però, mi dà molti più soldi in teoria. Sì, ho visto Sword Art Online, io l'ho visto quando ancora non era mainstream. Ah, i nemici sono di livello più basso, quello è interessante in realtà, aiuta. Potremmo decidere più avanti. Il minatore è grande, perché ottiene una marea di soldi in più. Cioè, tiene una proprio. Cioè, ha tipo il 30%. Sì, 30% in più di soldi. Che voi dite? Sì, vabbè, sì. Le stanze dell'angelo le hanno rimbilanciate. Ci sta. L'ho scoperto dopo aver registrato il prossimo video di Isaac. Le stanze dell'angelo le hanno rimbilanciate. Finalmente, oserei dire. Perché le stanze dell'angelo hanno sempre fatto cagare. E ci sta un ribilanciamento delle stanze dell'angelo, secondo me, perché veramente erano troppo schifose. Cioè, capisco essere meno forti di Satana.
Ma l'hai vista quella con l'AIDS? Sì. So che c'era quella con l'AIDS, non vi preoccupate. L'ho vista. Non vi preoccupate per nulla. Però Minatrice mi serviva. A meno che non abbia perso di aggiungermi la classe, ma ho soltanto letto AIDS. Ho detto... ok. Beh, questa qua sta scorreggiando comunque mentre, ogni tanto, vi ricordo. Coglione, non sono alto, questo è un danno stupido. Perfetto. Ah, 477 monete, se avete trovato niente di che mi piace. Ciao, nemico. Ti ho visto. Chissà come si... Come la prenderanno chi lo guarda in replica questo gioco. Se piacerà oppure no. Di nuovo il boss, però... Ecco, il boss a me non interessa affrontarlo ora con questo personaggio, perché ci perdo soltanto soldi. Io voglio trovare altri nemici per poter ottenere soldi. La Bloodsword dovrebbe essere carina, da quello che ricordo. Quindi ok, cioè io ci perdo soltanto monete ora a fare questo nemico. Quindi ok, è normale. Perché muoio, sono sicuro che non ce la faccio a farlo adesso. Forse con il cavaliere ce l'avrei potuta fare, ma con questo... Con questa personaggina, perché è una donna, non credo mai di potercela fare. L'obiettivo di chi prende questo personaggio è di solito, infatti, uno e uno solo. Quello di fare soldi. E infatti è quello che sto facendo. Cioè 854 monete, comunque non sono poche, soprattutto quando non ho ricevuto così tanto denaro. Grazie per questi monete. Queste monetozze, sono sempre buone e giuste. Sono un coglione. Questo è un danno stupido. Vabbè, peccato. Ci sono abbastanza nemici per poter andare avanti. Io mi ricordo proprio le prime volte che non riuscivo proprio a fare nessun danno. Ah, perché ha il coso a minatore. È una battuta, come praticamente la maggior parte delle cose di questo gioco. Sono citazioni e battute d'altro. Sblocchiamo il Lich. Sono indeciso se sbloccare il Lich oppure no. Sì, dai, lasciamo il Lich. Oh, maestro della vita e della morte. Il Lich ha un potere da mammut. Ogni uccisione da Lich aumenta la vita, aumenta il cap della vita, rendendo veramente un tizio pericoloso. Posso convertire poi nel suo upgrade, posso convertire gli HP dentro in HP massimi. Cioè, gli HP in MP massimi, quindi è buono. È potente il Lich. Se usato bene, veramente potente il Lich. Però io vorrei potenziare questo personaggio. E soprattutto vorrei potenziare l'oro acquisito. È il mio obiettivo. È il mio obiettivo più grande, più o meno. Questo alla fine è il mio unico obiettivo. Poi vediamo un pochettino come sarà la situazione. Il mio secondo obiettivo adesso sarà, credo, aumentarmi un po' la vita. Ah, questo qua ha un'abilità che mi permette... Che mi permette di avere sempre le piattaforme aperte, quindi non è male. Così non devo rischiare di aprire le piattaforme io. Sono sempre aperte, vaffanculo. Ok, la Bloodsword dovrebbe essere forte perché mi cura quando io uccido un nemico. Però mi leva anche... Quando io attacco o uccido un nemico, adesso lo ricordo. Però mi leva anche un po' di danno avercela, quindi... Meglio evitare di prenderla, tranne certi casi. Certi casi particolari. Ok, questa abilità non me la ricordavo. Ah, sì, però rimane per tot tempo, cioè... Consuma mana per tot tempo, quindi è forte, ma non conviene troppo, ecco. Personaggi più forti sono Knave, che è diventato un assassino. Ora, lo Shinobi, secondo me. È anche molto forte un altro personaggio, che però vedrò se parlarvene più avanti o meno, perché è un personaggio segreto. E quindi
È forte, sì, però è un personaggio che si sblocca alla fine del segreto. In teoria non è propriamente un personaggio normale, un personaggio particolare che si sblocca soltanto completate delle cose particolari che molto probabilmente non vedremo neanche in questa serie. Per danno per dei soldi, sì. Sono deficiente.